relatore a un convegno internazionale di studi danteschi organizzato dal Comune di Ravenna e da ALMA, dall'ALMA Università di Bologna, la mater studiorum, e si appunto il convegno internazionale ALMA Dante 2019. Il tema della mia relazione sarà legato alla figura di Irnerio di Bologna nella Divina Commedia, per cui ragioni di opportunità mi invitano a cambiare argomento rispetto a quello previsto oggi, nell'ottica appunto di un'ulteriore intensificazione delle argomentazioni che porterò tra il 29 di maggio e il 1 di giugno prossimi a Ravenna. Ecco, quindi faccio rinvio, ecco, a quello che ulteriormente sto approfondendo, e oggi tratteremo come argomento, entrando proprio nel testo della Divina Commedia, tratteremo l'argomento delle quattro chiare stelle. E così iniziamo il nostro incontro con il titolo Le quattro chiare stelle. Il riferimento è al canto ottavo del Purgatorio. Vediamo di ambientarci, poi leggeremo alcuni versi e li commenteremo assieme. Vi avevo detto che ora le letture dantesche di queste quattro volte sarà sui versi diretti, presi da Dante, se no il poeta diventa una scusa per dire le cose che magari non gli appartengono, no? Talvolta la glossa prende il posto del testo, fermi tutti. Ritorniamo alla visione centrale che nasce appunto da Dante. Il canto ottavo del Purgatorio vede Dante che è accompagnato da Virgilio ed è accompagnato da Sordello, questo poeta trovatore famosissimo che è morto quando Dante aveva appena compiuto 4 anni, insomma, quindi è di tutta evidenza non si conobbero direttamente, ma la fama di Sordello fu molto molto viva, e Dante lo incontra in Purgatorio, lo incontra a metà del canto sesto del Purgatorio. Da lì Sordello accompagna Dante in questa presentazione di ulteriori anime che sono all'interno poi anche del canto ottavo presentate. Ovviamente lo scenario di questi accompagnamenti ha un significato profondo, vi ricordo sempre la molteplicità di chiavi di lettura del testo dantesco, c'è un'interpretazione letterale, il senso fatto cioè palese dalle parole, la storia narrata, c'è un senso morale, un significato morale che discende, e un significato allegorico. Quindi dobbiamo sempre leggere questa tripartizione per ogni immagine che Dante ci pone. Sordello accompagna Dante in questo momento, più avanti ci sarà un vero e proprio accompagnatore che darà ausilio a Virgilio, sarà Stazio, il poeta Stazio. Accompagnerà Dante fino a quando Virgilio si congederà dal poeta nel canto 27 del Purgatorio. Virgilio rappresenta, ecco il significato allegorico, rappresenta la ragione umana. Accompagna Dante fino alle soglie del paradiso terrestre. Il canto 27 si chiude con il congedo di Virgilio che corona e mitria Dante, questo è il gesto. Cioè Dante, giunto alla sommità del Monte Purgatorio, è ormai arbitro di se stesso, nel senso più bello della parola, cioè è imperatore del libero arbitrio suo. Ovviamente questo concetto è da intendersi non in chiave soggettiva, ma in chiave valoriale, cioè ormai ha raggiunto una tale pienezza di giudizio, di esperienza, di maturità, che può scegliere il bene dal male, rispetto al male, che può identificare e chiamare per nome male il male, bene il bene,
Per questo il libero arbitrio, la libertà come atto di scelta, è un atto più profondo in termini di responsabilità o di virtù. Chi conosce il male e lo accetta ha un grado di responsabilità maggiore, per ovvia ragione. C'è la subitas, c'è la coscienza, la volontà di seguire il male. Così come chi conosce il bene sceglie di seguirlo, è virtuoso. Non siamo quindi immagini quasi da ottentotti che navigano a vista quando si tratta di scegliere nel gamma tra bene e male una strada. Dante è coronato e mitriato, cioè proclamato da Virgilio, dalla ragione, che ormai ha seguito l'esperienza come uomo capace di scegliere. Si è ritornati alla situazione iniziale del paradiso terrestre. Il canto 28 segnerà l'ingresso di Dante, che vedrà scorrere uno dei due fiumi Ciatto, il fiume Ete. Vedete, la condizione di Dante non basta, se letta nella visione evidentemente umana, non basta. Virgilio corona e mitria Dante e si congeda, e con Virgilio stazio, il massimo della ragione. Poi arriverà Beatrice. Beatrice che rappresenta la fede. Dunque l'uomo Dante, con l'esperienza infernale, il passaggio frettoloso per l'inferno, il viaggio in salita sul monte Purgatorio, Dante ha recuperato la dignità di un uomo. Non è più smarrito in una selva aspra e forte. Entrerà in una selva ricca di vegetazione, ricca di colori, paradiso terrestre. Ma non basta la pienezza della ragione, c'è bisogno della pienezza anche mediante la grazia, Beatrice. E in questa duplicità, in questa dualità perfetta, il viaggio di Dante si manifesta non come follia, non è il viaggio di Ulisse. La prossima lettura che faremo a marzo sarà dedicata interamente a Ulisse e al canto 26 dell'Inferno, il folle uno. Il viaggio di Dante non vuole e non deve essere folle. Gli stessi aggettivi ripercorreremo, folle, folle, per indicare il viaggio di Dante, ovviamente il rischio del viaggio di Dante e la certezza del viaggio e del naufragio di Ulisse con i suoi compagni. Questo discorso serve per inquadrare la meta del cammino di Dante, che ai piedi e alle prime cornici del monte Purgatorio ha incontrato dapprima Catone, poi incontra Sordello, e con Sordello e Virgilio ora s'appresta ad assistere nel canto ottavo ad una liturgia, una vera e propria liturgia celeste. Vediamo di percorrere insieme a Dante allora questo momento. Sono versi famosissimi quelli dell'Incipit del canto ottavo. Vediamo un po'. Era già l'ora che volge il visio ai naviganti, intenerisce il cuore e lo dica detto ai dolci amici addio. L'ora che volge il visio è l'ora del tramonto, l'ora serale. Volge al visio, attenzione al termine, visio. Parliamo di desiderio. Quale? Quello di ritornare a casa. Sì, perché i naviganti sono lontani dalla loro famiglia e al momento del vespro c'è questo desiderio di ritornare nella patria. Qui guardate, c'è tutto il grido umano di Dante a Esule, 20 anni desiderio. Ancora oggi le sue ossa sono a Ravenna, non sono tornate ancora a Firenze da quel 1302. Naviganti. Bella questa immagine di coloro che si avventurano nel mistero. Il mare segna il mistero. Intenerisce il cuore.
dolci amici a Dio. Il ricordo dell'addio dato alla propria casa, ai propri amici, al proprio mondo. Questa sera il tramonto, il vespro, attenzione, è il ritorno è il ritorno mediante il desiderio. Vi prego di non estendere questa chiara considerazione di Dante, che è quasi un grido, lo vedremo tra breve ulteriormente, dell'esule, con una chiave ermeneutica tutta romantica, che ovviamente non appartiene a Dante. Dante scrive questi versi nei primi anni del 1300, non c'è assolutamente alcuna chiave di lettura nostalgica, malinconica, languida, secondo la visione romantica, specie del secondo romanticismo italiano. Così come quando si rilegge di Paolo e di Francesca nel canto quinto, amor che ci condusse ad una morte, non va letta con l'intonazione del romanticismo, che non appartiene, non può appartenere a Dante. Tutto deve essere sempre inquadrato nel senso teologico che anima tutta la Divina Commedia. Cioè, quando Dante incontra un'anima, la incontra nella cantica dell'inferno, nell'inferno, nella cantica del purgatorio, lì dove si purifica dei propri peccati, nel paradiso, lì dove ha prospetto del volto di Dio. Non c'è un'interpretazione diversa da quella tutta orientata sul senso teologale. E il senso teologale ci spinge anche a considerare che effetto del libero arbitrio è la sanzione. Quando hai scelto il male. Paolo e Francesca hanno scelto il male e sono condannati all'inferno. E nel canto quinto quel loro amore è stato il motivo di una condanna, non di una liberazione. Tant'è che Francesca ancora odia il suo uccisore. Caina l'attende, chi ha vita ci spinse. Questa è la chiave di lettura fondamentale. Leggere invece quell'amore, quali ombre dal disio chiamate, estendendo troppo quell'immagine, è fuorviante. C'è sì il dolce strinnovo che appartiene a Dante, ma è un dolce strinnovo che si incastona in una realtà teologale e che diventa strumento per affermare quel valore. Sono anime dannate e quella loro condanna spinge nel contrappasso alla confusione più perfetta che si ha dei loro sentimenti come condanna eterna, una certezza, la vendetta. Questo scenario portiamolo in purgatorio dove ci sono anime salvate che devono attendere alla purificazione per essere il più possibile fatti degni di essere al cospetto di Dio. E nel purgatorio allora questo segno della sera è sì il ricordo di Dante e il desiderio di riabbracciare la sua casa, ma attenzione, segna immediatamente qualcos'altro, un momento, come vi ho detto, liturgico, il vespro. Proseguiamo nell'impronta della Chiesa. C'è ancora un proseguo nella seconda terzina, l'ora che volge al disio e che lo nuovo peregrin d'amore punge, se ode squilla di lontano che paia piange, il giorno piange che si muove. E qui finisce in due terzine questa ambientazione serale. Nuovo pellegrino d'amore, perché nuovo? Perché è un pellegrino che si è messo in viaggio da poco, quindi naviganti, il pellegrino che appena si è incamminato, e ovviamente il soggetto qui è sempre l'ora, l'ora del vespro, quando il pellegrino che appena si è messo in cammino sente pungere la sua anima,
se riflette all'amore della sua patria, della sua famiglia, quel pellegrino che si è messo in cammino come i naviganti, vero? La prima sera, le primissime sere, quando sente il suono delle campane che suonano in destra. Ecco, questo è il sentimento che anima Dante Esule. Questa è l'ambientazione come orario. Ci sono dei meravigliosi versi di Giovanni Pascoli che su questa matrice dantesca, ovviamente a livello del suo stile, richiamano in più di un componimento la campana della festa che suona a sera. In particolare in Mirice c'è una sezione elegie, nelle elegie una delle primissime composizioni composta ovviamente tra il 1896 e il 97 è proprio intitolata Le campane a sera, e Pascoli era un amante di Dante, insomma ci sono degli influssi danteschi e leopardiani, per dire come poi questa immagine si riverbera nella nostra letteratura italiana. Ma torniamo al significato dantesco. Questo era il momento, questa era l'ora quando io, ecco la narrazione, cominciai a render vano udire e a mirare una dell'alme surta che l'ascoltar chiedea con mano. In questo momento di questa sera nel purgatorio, in questo giorno che termina, e sapete che in purgatorio, nell'impostazione dantesca, letteraria, quando il sole tramonta bisogna che stiano tutti fermi, cioè non può essere condotta alcuna azione. Dante dunque s'affretta, prima che il sole tramonti, a proseguire il suo cammino. Ma in ogni modo qui, nonostante questo desiderio di salire il monte, spronato da Virgilio, meno rispetto all'inferno, ma comunque sostenuto da Virgilio, Dante qui si ferma e sta vedendo che, sopraggiunta quell'ora, nota un'anima che si alza in piedi e con un gesto chiede alle altre anime di fare silenzio. Figura in piedi che fa tacere tutti gli altri nella valle in cui si trovano. Le mani giunte, e questa è l'immagine che Dante disegna, alzate verso il cielo. Verso Oriente, nell'immagine dantesca, da Oriente provengono tutte le cose che sono volute da Dio. Il sole che sorge a Oriente, il vento di Scirocco, canto 28 nel paradiso terrestre, spira da Oriente verso Occidente. L'ombra delle piante è verso Occidente perché il sole sorge a Oriente. Vedete, siamo nell'impostazione diametralmente opposta, è l'aurora nel paradiso terrestre, qui invece è il tramonto. Ora, l'immagine di quest'anima che è rivolta in piedi verso il cielo è preludio di qualcos'altro. Ella giunse e levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso Oriente. Siamo al tramonto, quindi siamo all'esatto opposto. Guarda verso Oriente, dove sorge il sole, dove provengono tutte le realtà volute da Dio. Come dicesse a Dio, d'altro non calme, non mi importa, talmente ficca lo sguardo, bello questo ficcar lo viso, più di una volta Dante lo usa nella commedia, verso Oriente. È talmente attenta quest'anima verso il luogo di Dio che si dimentica di tutti i re, quasi dicesse del resto non mi interessa, non calmi. Te lucis ante terminum, te lucis ante, si chiama di Dante, sì devotamente le uscio di bocca con un sì dolci note che fece me a me uscir di mente. Comincia il canto del Vespro. Meglio, il canto della compieta, un po' più in là,
terzo rispetto in vespro. La compieta è il giorno che declina totalmente, non è l'inizio del tramonto, ma ormai è notte. Te lucis ante terminum è l'incipit dell'inno che ancora oggi nella Chiesa viene cantato nella compieta. Queste anime cantano dunque il momento liturgico della compieta. E che cosa avviene? Dante è talmente preso da questa dolcezza di canti che, dice, fece me, a me, uscir di mente. Mi fece dimenticare di me stesso. Fece me, a me, uscir di mente. Anche Dante sembra a questo punto trascinato a dire d'altro non calme, non mi interessa nient'altro. Dolcemente devote, guardate questo avverbio e questo aggettivo, che la dicono tutta, e l'altre poi dolcemente devote seguitarlei con tutto, per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne rote. Anche lo sguardo, come la voce, è soave, è dolcemente ancorato verso l'Oriente. Guardate come si è passati da un'indicazione temporale che è riflesso della condizione umana dell'esule Dante, non c'entra niente, come vedete, il languor di metà 800 italiano, la condizione dell'esule come metafora o come luogo in cui Dante è chiamato a riconoscere il momento liturgico che avviene in questo viaggio, in questo momento del viaggio in purgatorio. E qui Dante interrompe la narrazione, lo fa poche volte. Il lettore è un eres ex testamento, è erede da testamento, il lettore, ciascuno di noi. Dante nella narrazione qualche volta interrompe e si rivolge direttamente al lettore, bucando, per così dire, il foglio. Qui Dante è molto, ci tiene molto affinché il lettore comprenda esattamente il significato di quello che sta per compiersi. Ce lo dice lui stesso. Aguizza qui, lettore, ben gli occhi al vero. Che il velo è ora ben tanto sottile che certo che il trapassar dentro è leggero. Attento bene, ci dice Dante, lettore, aguizza, sta attento, fai attenzione alla scena che adesso viene a raffigurarsi, perché il velo allegorico della lettura che tu stai compiendo è leggero, è facile da interpretarsi e nasconde, cela un vero importante, vero velo, sincero, sine cela, senza ostacoli. Revelare, in latino, significa proprio l'azione di togliere il velo. In questo senso Dante ci sta parlando. Aguizza il lettore, aguizza, sta attento. Io vidi quello esercito gentile, continua la narrazione, tacito poscia riguardare in sue, terminato l'inno del De Lucis ante terminum, dove si chiede a Dio al momento in cui il sole tramonta di essere protetti dal mare, protetti dall'inimicus homo, quelle anime adesso tacciono, riguardano in sue, guardano su, quasi aspettando. Bello, un gerundio con il quasi. Dante non descrive in una maniera compiuta, tratteggia, pennella, quasi aspettando. Anime che tutte insieme sono un esercito gentile, un altro simbolo, vero?
l'esercito dà segno un'immagine di forza gentile, è la classe di Dio, la flotta di Dio, che non può essere che flotta di carità, ecco, l'esercito gentile. E vidi, quindi guardate, Dante sta osservando le persone, le anime, che stanno guardando in su appena terminato l'inno della compiuta. Quindi anche Dante guarda in su con loro, tramite loro. Ricordate che Dante è ancora un vivente nella terra, spazio temporale. E vidi uscire dell'alto e scendere giù, sentite, sue, lo sguardo, quindi scendere da su, due angeli con due spade affocate. Immaginate la scena che a livello letterario Dante aveva inventato, composto. Scendono due angeli con le spade affocate, tronche e private delle punte sue. Queste spade sono affocate, sì, sono però senza la punta. Verdi quegli angeli, come fogliette pulmonate erano in veste. Sentite qua il suono ritmico della po, quindi verdi nella loro veste, pulmonate erano in veste, come da verdi penne percosse, traea dietro e ventilate. Tre po, erano in veste, che da verdi penne percosse, traea dietro e ventilate. C'è quasi una realtà onomatopeica, no? Lo spostamento, l'aria, il battito d'ali. Immaginiamola questa scena. Questi due angeli caratterizzati dal colore verde e dal biondo della loro testa. Fermiamoci un po' su queste spade affocate, infuocate e private delle punte. L'immagine è legata alla Genesi. Lì avviene tutto il contrario, però. Nella Genesi il serpente, che ora entra in scena anche in questa visione dantesca, nella Genesi il serpente riesce nel suo intento e Eva e Adamo ed Eva, cadono nel peccato originale che ferisce la natura dell'uomo, dell'essere vivente. Vengono allontanati da Dio e lì l'angelo allontana con la spada di fuoco. Qui il discorso è esattamente all'inverso. Dopo la creazione avviene il peccato originale. Con la redenzione operata da Cristo, l'uomo è riammesso al cospetto di Dio con la figliolanza adottiva. Cioè è ricostituito figlio di Dio. Quindi la spada non allontana l'uomo, la spada allontana il serpente ed è privata delle punte proprio perché l'immagine è la giustizia, sì, temperata dalla misericordia, quella di Dio. Vedete, sono spade ma senza la punta. C'è una glossa medievale, basso medievale ovviamente, di probabile origine canonistica. Quando si dice la giustizia, cos'è? Quando si dice come interpretare la norma giuridica, che è una glossa legata al diritto, si capisce, viene detto questo. Bisogna, rispetto il rigor della littera legis, bisogna usare una sorta di piegamento. Detto meglio, la glossa dice flectuntur cornua legum. Cioè, bisogna essere capaci, per essere veramente giusti, quindi è qui nell'azione obiettiva, bisogna essere capaci di applicare il senso, la lettera della legge, scornandola dal suo rigore.
suo rigore, proprio le corna del rigore, la punta delle corna, flectuntum, corna legum, sentite che potenza questa cosa. Cioè l'adattare in funzione dello scopo, non in funzione dell'arbitrio. Vedete, le spade sono prive delle punte, flectuntur corna. C'è un'assonanza a livello di immagini tra l'immagine poetica e teologica di Dante con quella giuridica degli anni paralleli a quelli in cui visse Dante. E guardate, in ragione di questo vorrei approfondire questa immagine insieme ad un'altra che immediatamente dopo vi dirò, cioè quella delle quattro chiare stelle, e così chiudere questa lettura, questo momento di incontro. Quindi la prospettiva è legata in questo canto ottavo a due immagini. Questa è la prima. Il flectuntur cornolegum, le spade degli angeli che Dante disegna senza le punte. Trovo in un testo importantissimo, fondamentale, di Giambattista Vico, quindi siamo molto più avanti rispetto agli anni di Dante, il testo di Vico è dell'unico principio e l'unico fine del diritto universale, quindi un'opera famosa, importante. Trovo in un capitolo, in particolare l'87esimo, il 187esimo, trovo un'affermazione di Vico che in relazione al senso e al valore della giustizia umana declina in una maniera mirabile, come proprio di Vico, con una capacità sintetica, immediata, precisa. Le parole che usano i grandi sono punti di arrivo, le immagini sono punti d'arrivo, non sono punti di partenza, quindi nascondono dietro tutto il lavorio che c'è stato. Sentite come riflette sulla giustizia. La chiama la giurisprudenza, no? Nel senso letterale del termine. E la giurisprudenza ha le qualità proprie dell'equità naturale. Diligente custodisce non le formule di parole, ma quelle del pensiero. Custodisce non il certo, ma il vero. Non l'eco civile, l'eco naturale, l'equità naturale. Fermiamoci su formule di parole e formule di pensiero. Ma meglio ancora, fermiamoci con la riflessione. Non basta dire la legge serve per indicare la certezza. Sì, è importante, ma non basta. Può essere certa anche una legge moralmente iniqua. E quanti esempi purtroppo nella storia ci sono di leggi formalmente corrette ma inique nella sostanza. Il dato è certo, ma non è vero. La verità nel senso ovviamente della equità naturale. L'equità naturale si spiega nel vero. Cicerone nel De Repubblica si domanda: e che cos'è il vero? Ve l'ho già detto. Simplex sincerunque. Sine plus, l'assenza della molteplicità. L'uno. Sincero. Sine cera. Dante dirà in Paradiso: la mia vista venendo sincera, e più sincera, senza ostacoli, la verità che brilla, che chiamiamo equità naturale. Quando si scolla il dato certo, formale, con il dato vero in rapporto all'equità naturale, facendo vincere un'equità civile arbitraria, e lì si ha lo scollamento. E non c'è bisogno di andare troppo lontano. Le leggi razziali nella nostra Italia del 1938 sono l'emblema di questa, di questo simbolo, meglio, di questa antitesi.
che si risolve solamente cambiando verso la verità quel dato certo sbagliato, enormemente errato, iniquo. Vedete, non è illecito, anzi l'illecito era non seguire quelle disposizioni. Pensate un po'. Si era contro legge agendo moralmente. Ma questo è il grande, è la grande antitesi che Sofocle segna in quella famosa affermazione di Antigone, che vuole seppellire il fratello e che non è possibile per un decreto di Creonte che venga seppellito. Non era possibile che venisse seppellito dentro le mura della città. Antigone risponde al decreto di Creonte: io lo faccio perché Eleon, usa il greco in questa immagine ovviamente della parola greca che è la lingua di Sofocle, Eleon, sono per natura Eleon, fisicale, la natura, sono per natura, è giusto per natura che sia così. E guardate, tutta la ricerca dei giuristi, dei letterati, dei filosofi, perché questa è realtà che appartiene all'uomo, intrinsecamente all'uomo e alla società e alla civiltà, è legata alla ricerca di questo DNA, tra il dato certo e il dato vero, tra la forma e la sostanza. Dice ancora Vico, questa giurisprudenza, quella che segue la verità, l'equità naturale, è simile alla regola d'Espia, l'immagine del regolo è di Aristotele. Insomma, è la misurazione, il lavoro sartoriale. La giustizia è come fare un vestito su misura. Infatti la giustizia si manifesta nel caso concreto, non in astratto. La previsione astratta è della norma, l'applicazione, quindi la norma è equa, l'applicazione è giusta e l'applicazione deve essere proporzionata alle circostanze. Il regolo di Lesbio, quanto a dire la misura sartoriale, se volete, si adatta non nell'arbitrio, creando ovviamente l'esatto opposto di quel che crea la legge, cioè creando disuguaglianza, creando iniquità. No, no, no. La giustizia applicata al caso concreto deve avere questa caratteristica, cioè di manifestare quello che è previsto realmente in concreto, né più né meno, ma in modo, ho detto, corretto, corretto. Cioè misurare. Su questo scenario si aprono milioni di rivoli di riflessioni che attengono al diritto, alla filosofia del diritto, alla teoria generale, alla storia del diritto, al diritto stesso nella sua chiave e nel suo momento ermeneutico interpretativo. Non è questa la sede su cui poi muoversi. Fermiamoci alla riflessione letteraria. Questo aspetto della giustizia che vive, come insegna Aristotele, nei fatti concreti, questo aspetto dell'applicazione equa sartoriale investe necessariamente nella rinascenza del diritto medievale, investe i teologi e investe i canonisti. Nel 1142 Graziano, intorno a quell'anno, Graziano, il monaco che raccoglie una serie di interventi, di pronunzie che ci sono state di pontefici durante i secoli precedenti, collaziona e unisce Concordia Discordantium Canonum, unisce nel Decretum Graziani questi responsa pontifici. Per la prima volta Graziano, potremmo dire, toglie dalla teologia, dando quasi dignità canonistica a quegli interventi. La prima scienza canonistica nasce ancora embrionalmente con Graziano e poi diventerà scienza canonistica a partire dai primi del 1200 con
le decretali. Decreto, Graziano, decretali dei pontefici, che verranno ad essere suggellate dal Liber Sextus di Bonifacio VIII, del quale parlammo in un precedente incontro. Capite bene allora che quando Graziano scrive il decretum, la scienza canonistica non è ancora autonoma ed è tutta imbevuta di principi teologici di Pietro Abelardo e di tutti gli altri teologi del periodo. Il decreto di Graziano già esiste quando Dante si forma. Dante conosce Graziano, lo celebrerà nel cielo del sole, in paradiso. Graziano, colui che unì due fori, cioè il foro interno ed il foro esterno, cioè quello della coscienza e quello della esteriorità comportamentale, cioè teologia e diritto canonico, aspetti spirituali e aspetti comportamentali, colui che unì l'uno all'altro foro. Ora, questo discorso di Graziano ci aiuta a comprendere ancora di più l'immagine che Dante usa delle spade prive delle loro punte. Questa immagine del canto ottavo. Qualche esempio, spigoliamo un paio di esempi nel decreto di Graziano. Il decreto si compone di varie parti che hanno dei nomi ben precisi. Una prima distinzione, la numero 45 nel decreto. C'è una connessione celebrata in questa raccolta grazianea tra giustizia e misericordia. Omnis qui iuste iudicat stateram in manu gestat. In utroque penso justitiam et misericordiam portat. Deve sempre portare nel suo giudizio giustizia e misericordia. Per la giustizia condanna i peccati, per la misericordia tempera la pena di quella condanna. Per misericordia ma peccati tempera la pena. Quindi la misericordia incide sulla pena che la giustizia riconosce. Vedete che applicazione? Vedete che la giustizia è sempre caso concreto. Giustizia e misericordia, la spada senza la punta. C'è un'altra immagine che volevo portare alla vostra attenzione ed è un'immagine che ho contrassegnato perché compare in una glossa al Decretum Graziani, la glossa che probabilmente va fatta risalire a Giovanni Teutonico, la glossa separata, e in quella glossa, è una glossa alla Casus al 24esimo, la Questio Terza, quia talis damnatio medicinalis est, non mortalis. La condanna deve essere sempre medicale, non mortale. Deve guarire, non annientare. Siamo nel 1140. Pensate un po', quando Graziano raccoglie questo. Poi ci siamo dimenticati tutto e abbiamo ricominciato a riconsiderare questi aspetti da Cesare Beccaria, dei delitti e delle pene, da Cesare Beccaria in su. Pensate quanti secoli di vuoto. E poi l'illuminismo ci ha voluto far credere che il Medioevo è il secolo buio, il Medioevo è composto dai secoli bui della superstizione e della negazione dell'intelligenza umana. Beh, insomma, mi sembra un po' troppo. Il Medioevo è una miniera, entri, ricavi sempre, trovi sempre, scopri sempre. C'è un punto ulteriore per lasciare questa immagine e poi abbracciare la seconda e poi salutarci. Tenete presente che a un certo momento viene messa in evidenza
sempre nella stessa glossa, che la misericordia però non nasce da una querula istanza benevola che non fa bene a nessuno, ma dice il sentimento di benignità, che ripeto non è una querula istanza, non è un annacquamento. La benignità, la misericordia, ex severitate procedens. La misericordia procede dalla severità. Che insegnamenti grandi, proprio nel nostro modo di relazionarci con il prossimo, al di là dei giudici a cui queste glosse fanno riferimento, proprio nel modo comportamentale, il nostro modo di procedere. La misericordia nasce dalla severità, la presuppone. Attenzione, e qui c'è il passaggio, il bilanciamento. Può esistere anche una severità maggiore del rigore della legge animata dalla misericordia. Se è vero che la misericordia tempera, è pur vero che la misericordia può inasprire per il caso concreto quando ritenuto necessario. Quindi non è l'azione solo del flectuntur, ma anche della intensificazione. Giustizia, dolore, misericordia e temperare. Ma ricordate, gli ex severitate procedens. Quindi come è vero che tempera, è pur vero che può inasprire. Si serve al caso concreto. E siccome non è quello di annientare, quello di azzerare, ma di medicare, medicinalis est, non mortalis, allora posso anche essere più severo rispetto a quello che è scritto nel rigor. Cioè inasprire il rigor come atto di misericordia perché tu guarisca. Quante volte un genitore è più severo per il bene del figlio o della figlia? Ex severità e procedenza. Lo faccio perché ti voglio bene. E devo essere così. Beh, questo presuppone dietro una saggezza più che sapienza umana, notevole. Il saper guardare oltre, il saper guardare la meta. Se è chiara la meta, è chiaro il mezzo per condurre. Anche se non avessi il mezzo, ma fosse chiara la meta, comunque la raggiungerei. È importante avere quello. Guardate, le spade infatti di Dante sono prive delle punte, ma sono infuocate. Ex severitate procedenza. Oh, è chiaro che questa immagine è rivolta alle anime, agli uomini. La spada è rivolta per sua natura al serpente affinché sia cacciato. E l'immagine dantesca prosegue poi con la cacciata della serpe dalla valle dove sono quelle anime. Chiaro che gli angeli portano il segno della redenzione verso le anime, anime che in purgatorio sono salvate, non sono le dannate, dove non c'è più possibilità di misericordia. Lì vi è un atto ormai perpetuo di condanna perché gli uomini hanno deciso di allontanarsi irrevocabilmente. Tenete presente che queste immagini sono immagini che risalgono alla patristica. Vi do solo la fonte, ho trovato solo la citazione, ho trovato un paio di fonti tra le tante dove viene esplicato questo concetto della sanzione dell'obiettivo della salus animae, della salvezza dell'anima. In particolare l'ho trovata in Tertulliano e in Lattanzio, siamo nel secondo secolo dopo Cristo. Per dire come la realtà teologica sia nutrita di valori scritturali, giustizia e misericordia solo a Dio appartengono in modo perfetto, e passi poi col decreto di grazia.
caucasiani nelle previsioni, nelle indicazioni del valore normativo, e le cose poi le declinino, e fino ad arrivare poi alle decretali. Ovviamente, esasperando questi concetti meravigliosi, come tutte le cose, se esasperate porta normale, diventa mortale, non medicinale. Se esasperate l'ex severitate procedens nell'ottica della carità, nasce l'inquisizione. Il fondamento sostanziale della procedura inquisitoria sta nella esasperazione di questo valore, della misericordia che può inasprire il rigore della legge. Come al solito l'uomo è facile che deragli. Quindi vedete che cosa racchiude, e abbiamo suonato le corde principali, questa immagine degli angeli e delle spade degli angeli che Dante disegna così in quegli abiti verdi che indicano la virtù teologale della speranza. Sono le anime che ora sperano di andare in paradiso quanto prima, nell'ordine appunto del purgatorio. Seconda ed ultima immagine che volevo porre alla vostra attenzione. In realtà Dante qui incontra due anime in particolare, il giudice Nino, Ugolino Visconti, un pisano, che si conobbero, che Dante conobbe, e Corrado Malaspina. È interessante il ritmo che Dante utilizza nella formazione del canto ottavo, ricorda molto l'impronta che Dante aveva già dato quando nel canto decimo dell'Inferno aveva disegnato una sorta di rapporto ondulatorio della scena tra Farinata dei Ruberti e Cavalcanti, il padre di Guido, poeta amico di Dante. Che succede? Nel canto decimo dell'Inferno Farinata è solenne nella sua impronta, nella sua manifestazione. Viene interrotto da un'anima che da basso sale, che è Cavalcante, il quale rivolge una domanda a Dante chiedendogli se suo figlio è ancora vivo in terra, perché i dannati, non potendo vedere in Dio lo stato né presente né futuro, possono solo intuire. Ecco. E allora chiede a Dante: Guido, mio figlio è vivo? Dante nel parlare si fa scappare un ebbe, ma quell'ebbe non voleva dire, non stava a significare che ora Guido fosse morto. Quel ebbe era un verbo, un tempo utilizzato in quello che Dante stava per dire, narrare, raccontare a Cavalcante. Cavalcante frettoloso, come dicesti ebbe? Più non ferita gli occhi suoi il dolce nome, crede che sia morto il figlio, impazzito dal dolore, anima dannata che non ha più un orientamento. Vedete la confusione totale, vero? Che si capisce solo col punto di fuga teologale. Si ributta giù in questa scena drammatica. Che cosa ci aspetteremo? Che Farinata o Dante o Virgilio avessero indicato, detto qualcosa, glossato in qualche modo? Dante avesse creato un ponte letterale, vero, di composizione, per quasi addolcire questo momento terrificante. No, Dante fa proseguire Farinata come se nulla fosse accaduto. È l'egoismo più perfetto di un dannato che non ha più Dio davanti a sé, non gli interessa nulla della disperazione. Disperazione che nasce perché non c'è Dio, di un'anima che continua a dire di sé e della sua vita Farinata come nulla fosse accaduto, scena drammatica. Qui ovviamente nel canto ottavo la scena non ha queste coloriture drammatiche, sono anime salvate dalla grazia, perché pentite prima di chiudere gli occhi a questa vita. E allora la scena è molto più edulcorata, molto più temperata, molto più
armonizzata, ma quanto a paradigma si assiste ad una doppia strutturazione. La scena liturgica della compiega, che abbiamo ora commentato, l'incontro di Dante con il notaio, col giudice Nino, che chiama in causa Corrado, dice: viene a vedere, Corrado con la spina, viene a vedere l'anima vicina, viene a vedere che grazia che Dio ha fatto di far venire Dante con il corpo umano nella realtà dell'oltretomba, cioè star lì in purgatorio senza essere morto. Accenna a Corrado, poi Dante interrompe la scena in modo dolcissimo con l'immagine delle quattro chiare stelle che ora vediamo. Terminata quell'immagine, quell'impronta, quella attenzione di Dante, continua il dialogo, stavolta con Corrado Malaspina. Vedete questo intervallarsi dialogico fatto, come scrive Leopardi nello Zibaldone, a proposito di Dante, lo stile di Dante è tutto a risalti e rilievi. Risalti e rilievi. Ecco, la struttura non solo stilistica, ma proprio compositiva di canti del poema. Qui non è intensificata come farinata nel dramma, ma nella coloritura, e si raddoppia l'interruzione. Come si interrompe la prima scena del dialogo, si interrompe dolcemente, la prima scena del dialogo con il giudice Nino? Si interrompe dal verso 85. La scena del dialogo inizia, per darvi, come dire, una struttura in versi, in termini di quantità, dal verso 52 più o meno, diciamo che da lì, dal 53 si parla del giudice Nin Gentil, giudice Nin Gentil, sentite che dolcezza nella composizione, fino, ripeto, al verso 84. Dall'85 inizia la scena che ora brevemente volevo condividere con voi. Gli occhi miei, vedete di nuovo gli occhi, come prima. Gli occhi miei, ghiotti, questa immagine di massima attenzione, andavano pure al cielo, andavano ancora al cielo. Pur là, di nuovo, pur al cielo, pur là, dove le stelle sono più tarde, siccome rota più presso allo stelo. Oh, se è fatta sera, ci sono le stelle. E che succede? Siccome rota più presso allo stelo, come la ruota, nelle sue parti più vicine all'asse. Il cielo stellato è visto come una realtà ruotante, no? Una sfera ruotante. E l'asse celeste interseca questa nei poli. Quindi Dante guarda il cielo e il duca mio Virgilio, sentite qua, Virgilio a Dante: figlio, chi lassù guarda? Di nuovo, in cielo riguarda su, onde Virgilio riguarda, che fai? Che osservi così intensamente? E Dio a lui: a quelle tre facelle, di che il polo di qua tutto quant'arde. Guarda quelle tre facelle, a quelle tre stelle che sono comparse al momento del tramonto. Ond'egli a me, Virgilio a Dante, le quattro chiare stelle che vedevi stamani sono di là basse, e queste sono salite ov'erano quelle. C'è lo spostamento di quattro chiare stelle del mattino con le tre facelle, le tre stelle che Dante vede ormai a notte. Questo spostamento armonico. Il salire delle une con il
declinare delle altre. Oh, attenzione, sono un'immagine più efficace Dante non poteva trovare. Le stelle identificano questo movimento armonico, non c'è dissoluzione. Le quattro piene stelle hanno ceduto il posto alle tre facelle. Che cosa rappresenta? Significato allegorico. Le tre facelle sono le tre virtù teologali: la fede, la speranza e la carità. Le quattro chiare stelle che cedono il passo alle tre facelle, rappresentando in questo giorno, dal mattino alla sera, il giorno della storia, sono le quattro virtù cardinali: la fortezza, la temperanza, la prudenza. Le quattro chiare stelle rappresentano la conquista, il punto d'arrivo del pensiero d'Occidente, che al tempo di Dante era l'unico, del pensiero della storia dell'uomo, della visione dantesca, della civiltà classica, latina e greca. Sono il punto d'arrivo della ragione umana. Infatti, dice a Dante, quelle quattro chiare stelle che vedevi stamattina ora hanno ceduto il passo alle tre facelle. Quanto a dire, i tempi di Virgilio hanno ceduto il passo ai tempi di Beatrice. E Dante, figliuol di grazia, si è trovato in questo suo camminare come testimone, non personaggio, di questa realtà storica, storica dell'universo, storica della vita di Dante, della vita di ciascun uomo. La ragione che aiuta, la ragione che conquista, il momento in cui Dante si affaccia prossimo ormai alle soglie del paradiso, vede che lì l'intervento è quello della grazia, la civiltà cristiana. Dante vive in quest'ottica di perfetta continuità tra la civiltà classica e quella cristiana. Quando Virgilio nel canto secondo dell'Inferno gli dirà: guarda che a te conviene un'altra via, qui non puoi, altrimenti rimani sbarbito, donna incensa e mossa appunto a intercedere affinché Dante fosse salvato, Dante risponde a Virgilio: ma io non Enea, io non Paolo sono, io non sono Enea. In Enea c'è tutta la visione classica, lo vedremo la volta prossima quando parleremo di Ulisse, partiremo da riflessi anche dell'Eneide di Virgilio, faremo un lavoro sui testi Odissea ed Eneide in particolare, e poi Divina Commedia. Io non Paolo sono. Chi sono? Enea e Paolo sono coloro che nel mondo classico, Enea, Dante legge Virgilio come fosse un fatto storico, non sapeva ancora la cultura medievale che il poema di Virgilio fosse poema e basta, l'aveva letto come storia. Enea, Paolo nel Nuovo Testamento sono due figure che hanno compiuto un viaggio nell'aldilà restando vivi. Enea nell'Ade, Paolo rapito in cielo, da vivo ebbe una visione. Ora, per Dante sono dati storici anche quelli legati ad Enea. Considerate che Dante risponde: io non Enea, io non Paolo sono. Antiquam ex quirite matrem, ricordate che dicevamo nell'Eneide, cerca l'antica madre, Roma, cioè il diritto, cioè la giustizia, cerca la civiltà, sentirà dire Enea. Paolo si muove nell'ottica cristiana, esquirite voltum eius, cercava il suo volto, Salmo 27. E due esquirite accompagnano, Enea e Paolo. Dante vive l'età del congiungimento della civiltà cristiana su quella classica.
e dirà: io non ero un Paolo solo. Eppure Dante inventa la sua salvezza mediante il poema, a livello letterario. Legge il suo esilio non come allontanamento e basta dalla patria, l'ora che volge al disio che ti fermi là. Legge quello come motivo della sua salvezza. Legge nell'allontanamento da Firenze la sua parabola. E ci fu un uomo bandito dalla sua città ingiustamente, potremmo dire, la parabola di Dante, che si allontanò. Venne allontanato, i suoi non l'accolse. Capite bene? E guardate poi sul poema di Dante. Cadono ulteriormente delle realtà storiche che hanno, come dire, segnato l'esilio del poema. Non più l'esilio di Dante, ma l'esilio del poema, non leggendolo come poema sacro, come dirà Dante, a cui hanno posto mano e cielo e terra. E Gesù viene, non riceveva, e i suoi non l'hanno accolto. Di riserunt sibi vestimenta mea. Potremmo usare queste immagini prese dalla scrittura, dal Vangelo, per dire cosa è stato fatto nei secoli sulla commedia. Di riserunt sibi vestimenta mea. Per secoli la critica ha giocato su questioni legate alla commedia, smembrando di riserunt membrando il poema sacro, avendo perso quell'unità di lettura, il poema sacro, cosa che ovviamente con la realtà contemporanea è rinata e sempre di più si sta affermando. Guardate, et sui eum non receverunt, qui legata invece la rivoluzione copernicana di quel gesto che, di cui vi parlavo la lezione scorsa, di Paolo VI. Che consegna ai padri conciliari nell'ultima sessione del concilio la Divina Commedia e confiderà a Jean Guiton: Dante è stato sempre presente per tutto il concilio, proclamando Dante poeta ecumenico, e Gesù di Eum receverunt. Diviserunt sibi vestimenta mea, questioni nate nei secoli, un emblema, una Divina Commedia che fu oggetto dell'Inquisizione. Furono cancellati con inchiostro dei versi, delle terzine, delle parole della commedia. A distanza di secoli, quel testo oggi ha, per ovvia ragione fisica, reso vano l'inchiostro che, ripeto, in tre secoli ha perso la sua intensità, facendo riaffiorare le parole che erano state cancellate. Questo è il problema. L'Inquisizione aveva tolto parole di verità del poema sacro per ragioni, virgolette, politiche di gestione, di certezza. La verità è riaffiorata. L'inchiostro, dopo tre secoli, si è vanificato e le parole sono riuscite fuori. Ecco l'immagine. Diviserunt sibi vestimenta mea. Questo discorso vale per chi ha agito contro la commedia, smembrando l'unicità e la verità di poema sacro. Vale anche in chi per i secoli l'ha voluta leggere come realtà retorica, come realtà legata a singole questioni, perdendo di vista la compagine dell'unitarietà, cosa che, ripeto, nella critica contemporanea non avviene più. Però per secoli c'è stato l'esilio del poeta, oltre all'esilio del poeta. L'esilio del poeta è letto in quest'impronta delle quattro chiare stelle e delle tre fascelle, cioè di questa continuità tra la visione classica e la visione cristiana. Dante allora è testimone di questo pellegrinare, di questo camminare nel cercare la dritta via una volta che si è sbagliata. Da solo, questo è il messaggio dell'esule Dante, da solo la dritta via
la puoi intuire, ma certamente non la potrai percorrere. C'è bisogno sì di Virgilio, ma Virgilio è stato spinto da Beatrice. Beatrice a sua volta da Santa Lucia, mossa dalla paura. E chiudo. L'esule si rivolge a Maria dicendo: il nome del bel fiore che io sempre invoco è mare e sera. La Madonna è presente nella commedia, nel canto primo dell'inferno, la salvezza di Dante. Non può arrivare solo da Dante. Nel canto 33° del Paradiso. Chi volesse una grazia senza rivolgersi a te, la sua disianza vuol volar senza aria. La sua preghiera vorrebbe volare senza le ali. Impossibile. Vedete, tutto il poema si muove lungo queste caratteristiche teologiche, letterarie, e Dante le legge così: la sua storia, la storia di ciascun individuo, di ciascun uomo, di ciascuna donna su questa terra. È un poema che è un invito costante alla lettura. Guardate, poi, e chiudo, sono versi quelli di Dante come delle grandi poesie, come delle grandi opere d'arte, che una volta che hai sentito, vissuto, poi non è che li metti da parte. Rileggendole, quella lettera vive, rileggi ulteriori elementi che prima non sapevi. Perché? Perché sei cambiato tu. Cresce il significato della scrittura come cresce l'anima, come cresce lo spirito, come cresce l'intelligenza di chi la legge. Questo è il dono più grande, capite dunque? Eres ex testamento. Ciascuno di noi ha questa eredità, la Divina Commedia. Vi ringrazio e vi saluto. Allora ci vediamo il mese prossimo, eh? Il mese prossimo sarà il 19 marzo, sempre martedì, 19 marzo, dove commenteremo il canto di Ulisse. Quindi vi prego, portate la commedia, la cantica dell'inferno, perché l'ha divisa, e commenteremo assieme il canto 26° dell'inferno. Buona serata e buona settimana.